e bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo video, lo speciale 50 iscritti. Finalmente ho raggiunto questa soglia, sono molto contento e vi porto i due tutorial delle sparizioni, il fiammifero e la moneta di cioccolato. Trovate tutto qui sotto in descrizione se non avete visto gli altri tutorial. Quindi ragazzi, possiamo usare una moneta di cioccolato o una moneta normale. Io oggi andrò a usare un mezzo dollaro americano e i fiammiferi. Quindi andiamo subito alla performance e poi vi faccio il tutorial. Eccoci qua, intanto ragazzi, per far sparire una moneta ci sono tantissimi modi. Oggi vado a spiegarvi un modo molto molto semplice, anche perché io rientro in quel gruppo di maghi che non vogliono svelare i misteri della magia. Quindi vedrete cose molto molto semplici qui sul mio canale come tutorial. Allora, ci serve la nostra moneta, un euro, mezzo dollaro, 50 centesimi, quelle di cioccolato, quello che volete, e del nastro biadesivo. Ora vado a togliere un pezzettino di nastro e ci vediamo tra poco quando l'ho tolto. Scusate l'interruzione, ma togliere questo nastro biadesivo è molto complicato, quindi andate a mettere un pezzettino di biadesivo qua, togliete la copertura e vi ritrovate con lo scotch su questa posizione. Ora andate a prendere la moneta, la mettete a cerchio tra l'indice e il pollice, andate a fare questo movimento e spingete dietro la moneta fino a attaccarla, poi con le mani tornate, fate un gesto magico, una parola magica, soffiate e la moneta è svanita. Attenzione a non fare questo o questo, ok? Altrimenti la moneta si vedrà. Quindi tenete le mani in posizione frontale e aprite. Questo potete farlo anche dal vivo, ma attenzione a chi vi circonda, quindi è consigliato a video, ma si può fare anche dal vivo. Se vi chiedono di far tornare la moneta, semplicissimo, chiudete le mani, la staccate, sfregate e fate vedere che la moneta è riapparsa. Attenzione ancora a non mostrare il dorso della mano. Invece, per quanto riguarda il fiammifero, anche qui ci sono tantissimi metodi di sparizione, ma per quello che vado a fare io possiamo fare due varianti, o con dello scotch o con della colla stick. Allora, le due differenze: con la colla possiamo tenerlo così, mentre con lo scotch dovremo andarlo a coprire di più, quindi è poco naturale. Io vi consiglio la colla e andate a metterne appena appena su un lato. Appoggiate qua, premete, state lì pochi secondi ed è già attaccata. Quindi tenete il fiammifero, fate un gesto magico e non fate questo. Perché? Perché crea poche aspettative allo spettatore. Quindi andate a coprire e succede questo: create l'illusione che stia svanendo veramente. Quindi soffiate, parola magica, schioccate le dita e il fiammifero non c'è più. Anche qui, per farlo tornare, se ve lo chiedono, semplicissimo:
basta passare la mano e farlo tornare. Ok, vi faccio vedere bene. Quindi non andate a girare la mano come prima con la moneta, state frontali, vedete? Andate a coprire, tirate su e fate apparire. Ovviamente quando andate a far apparire prendetelo subito, cambiate mano e fate vedere che il fiammifero è tornato. Il video speciale 50 iscritti sta giungendo al termine. Spero che la sparizione della moneta e del fiammifero vi siano piaciuti, che la spiegazione, i tutorial siano stati chiari. Se avete qualcosa da chiedere scrivete qui nei commenti, lasciate un mi piace e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. E vi ricordo, allenatevi, poi fatemi sapere com'è andata e attenzione a farlo dal vivo. Ciao ragazzi, al prossimo video.